Ma ciao a tutti e bentornati qui su Apple Caffè. Oggi voglio rispondere a una richiesta che mi è stata fatta espressamente dopo il mio video in cui vi ho presentato per la prima volta il mio nuovo MacBook Pro 2016 con Touch Bar. Mi sono state chieste da diverse persone dei consigli sui migliori accessori che si possono trovare per rendere ancora più piacevole, diciamo così, e completa l'esperienza di utilizzo di questo nuovissimo Mac, che devo dire non smette mai di sorprendermi per la velocità e per tutto il suo splendore. Ne sono veramente, veramente, veramente felice. Andiamo subito a vedere quali sono i miei consigli, perché comunque ho dovuto prendere qualche accessorio, però ho fatto in modo che questi accessori fossero i più minimali e più funzionali possibili, quindi in modo da avere magari più cose in una. Partiamo dalla prima cosa, proprio mi è stata chiesta espressamente, custodia adatta al suo trasporto, evitando danni, magari da potergliela tenere addosso anche mentre si lavora, se si va spesso in giro, magari in viaggio, in treno, eccetera. E io ve la faccio subito vedere, perché in questo momento ce l'ho attaccata. Ovviamente la mia è fucsia, perché voi sapete quali sono i miei colori preferiti, ma ci sono vari colori, così come vedrete magari vi metto il link in descrizione se vi interessa, nell'info box di questo video vi metterò il link in modo che possiate vederne le varie opzioni. Mostrerò dei dettagli di questa custodia, ma come vedete l'aspetto interessante che proprio mi è stato richiesto è un qualcosa che si possa mantenere legato, collegato al Mac in caso occorra utilizzarlo in totale mobilità, magari metterselo sulle gambe col rischio che possa scivolare e cadere, perché poi magari quando uno se ne sta comodamente seduto a casa sua ce la può proprio levare e mostrare, bearsi con gli occhi del Mac in tutto il suo splendore senza la custodia intorno. Il bello di questa custodia è che ha un rivestimento morbidissimo in peluche che non solo protegge ma anche pulisce, diciamo così, la superficie del Mac. E poi l'altra cosa molto molto interessante e importante è il fatto che attaccata alla custodia ci sia questo gancetto, vedete? E quindi attaccato a quel gancetto si possa tenere una custodietta, una mini custodietta secondaria tramite questo gancettino. Si può collegare a questo anello, vedete? Quindi questa ve la potete portare dietro così, senza rischio di perdervi. Rischio di perdervi che cosa? Determinati accessori, quindi torniamo al discorso accessori, che possono essere di particolare importanza. Vale a dire, a parte i vari caricatori, cavo per il caricatore, eccetera. Io cosa ci tengo qui? Allora, ci tengo un altro accessorio, ripeto, di fondamentale importanza. Però prima volevo mostrarvi che anche questa mini borsettina, che è sempre in dotazione con questa custodia, che peraltro poi in totale costa pochissimo, meno di 20 euro, e devo dire che nonostante il prezzo basso, uno pensa alla super cinesata da 4 soldi, invece è fatta bene, è rifinita nei dettagli ed è molto resistente. E anche qui c'è questo splendido peluche, vedete, lo posso accarezzare pelo e contropelo, si nota come vellutato. Poi c'è appunto uno scomparto in cui si possono mettere in maniera suddivisa le cose. Allora, cosa ci tengo io qua? Ci tengo questo, a parte il caricatore e il cavo per il caricatore del Mac. Questo qui è praticamente un hub, si chiama hub, cui marchio è Hutu. A che cosa mai potrà servire questo hub? Allora, qui ci sono delle porte USB 3, quindi ultra veloci, sono tre porte USB 3. Qui c'è il lettore di scheda SD, da quest'altra parte c'è un'uscita HDMI e qui c'è un'uscita USB-C. E questa qui è un'entrata USB-C. Quindi che cosa succede? Mettendo questo adattatore, questo hub, nel vostro nuovo MacBook Pro, ma funziona anche sugli ultimi MacBook usciti, succede che in questa maniera potete ottenere svariate porte, appunto ben tre porte USB 3 ultra veloci da una delle quattro porte USB-C che ci sono nel MacBook Pro, perché ci sono solo quattro porte il cui attacco, diciamo, è USB-C, anche se in realtà sappiamo che sono porte Thunderbolt, quindi ancora con una capacità di trasmissione dati ancora più veloce dell'USB-C e basta. Quindi avete molto comodamente la possibilità di utilizzare tre porte USB se avete cose USB da collegare, quindi trasformate praticamente una delle uscite del vostro nuovo MacBook Pro in una porta USB e poi avete la comodissima possibilità in qualsiasi momento di leggere e trasferire file dalla vostra scheda SD,
e poi avete la possibilità di collegare il vostro Mac a o un monitor o un televisore HDMI, un qualsiasi cosa abbia bisogno di un'uscita HDMI, quindi un monitor esterno, un televisore, non so se esistono anche proiettori o qualsiasi altro dispositivo, si connetta tramite presa HDMI, quindi praticamente andate a sopperire a tutte le cose che attualmente non sono presenti come opzioni di porte nel nuovo MacBook Pro. Quindi una cosa di una comodità estrema, ovviamente io l'ho scelto rosa, ma ci sono anche di questo varie nuance. E l'altra cosa ottima che sto utilizzando come accessorio per questo Mac, ve ne ho addirittura parlato in un video apposito per quanto ero contenta, è un caricatore alternativo a quello in dotazione dell'Apple, perché a me ne servono due, uno da lasciare al lavoro e uno da tenere a casa, solo che acquistare quello originale Apple va a costare più di 120-130 euro. E facendo, quindi non ripeterò il video dell'altra volta, se volete potete andare a vedere i dettagli, ve lo linko qui, il video in cui vi spiego come risparmiare 100 euro per l'acquisto di un caricatore secondario per i nuovi MacBook Pro. Comunque sia, questa è una soluzione di RAV Power iSmart più un cavo Thunderbolt ultra veloce di Cable Matters ed è l'unico che riesce veramente a caricare con alimentatori alternativi il vostro MacBook Pro. Potete poi vedere i dettagli, ve lo mostro, poi comunque vi lascio in descrizione anche di questo il link per poterlo acquistare su Amazon se vi interessa. Anche di questo ovviamente vi lascio il link in descrizione qui nell'info box sotto al video se vi interessa acquistarlo su Amazon, cosa che io consiglio sempre perché se qualcosa non va potete restituirla gratuitamente. Io tendo a consigliarvi soltanto cose che fanno parte del sistema Prime di Amazon e che comunque hanno la possibilità di un reso gratuito dopo ben 30 giorni dall'acquisto. E in più quello che io ho sperimentato con somma gioia è l'alimentatore, il ricaricabatterie del MacBook Pro da auto, che mentre in passato mi ha costretto con altri MacBook Pro a comprare ingombranti trabiccoli per poterlo ricaricare anche in viaggio in auto, e in questo caso grazie alla nuova presa Thunderbolt o USB Type-C veramente la cosa si risolve in questo piccolissimo adattatore da accendisigari che ha sia una normale uscita USB per caricare magari iPad, iPhone eccetera, sia la USB Type-C per poter collegare l'alimentazione del vostro Mac. Anche questo ve lo consiglio vivamente e ve ne lascio il link qui in descrizione. Bene, spero che questi consigli possano esservi utili, se è così ditelo con un pollice in su qui nel riquadro YouTube. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi gratis a questo canale, tanto basta un clic qui sotto in fondo a destra sul loghetto di Apple Caffè. Ma attenzione, non basta più essere iscritti a questo canale per poterne ricevere notifica quando viene caricato un nuovo video. Adesso il signor YouTube ha deciso che dovete anche cliccare sulla campanella che vedete in alto a destra dove vedete la parola iscritto. Se non cliccate sulla campanella non saprete mai quando avremo caricato un nuovo video informativo come questo, quindi che tocca papà e campà, cliccate su sta campanella. Potete trovare le nostre notizie ogni giorno nel nostro blog all'indirizzo applecaffè.net, nella nostra pagina Facebook Apple Caffè, nel nostro account Twitter Apple Caffè, sempre con due F senza accenti. Grazie come sempre per averci seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao!